I solari BDC rappresentano una serie di creme dotate di effetto protettivo nei confronti delle radiazioni UVA e UVB e hanno un'azione idratante, lenitiva, emolliente e anche anti-age. I filtri solari che abbiamo incluso nelle nostre formulazioni BDC si dividono in due categorie, filtri fisici e filtri chimici. Ovviamente i filtri fisici e i filtri chimici hanno dei pro e dei contro, vantaggi e svantaggi. I filtri fisici sono importanti perché sono inerti, sono molto stabili e dal punto di vista di formulazione sono molto facili da incorporare. Però hanno come svantaggio il fatto che danno quell'effetto bianco nel momento in cui ci si spalma la crema, che non è molto gradevole da vedere. Invece i filtri chimici, nonostante permettono di ottenere delle protezioni solari molto elevate, hanno come svantaggio eventualmente quello di essere fotostabili e quindi praticamente degradarsi all'interno della formulazione, e questo inficia l'efficacia stessa del solare. La nostra linea solare si compone di 4 diverse formulazioni a diverso gradazione di SPF, di Solar Protection Factor. Si parte da un SPF 6, che è una crema solare a bassa protezione, completamente naturale, 100% naturale, ed è formulata anche per soddisfare eventualmente i criteri di formulazione bio. È adatta per pelli già un po' abbronzate, per pelli molto resistenti e soprattutto per un fototipo molto scuro. Mentre l'SPF 15 è un solare a media protezione per pelli che sono resistenti al sole e soprattutto nelle prime fasi dell'abbronzatura. Anche questo solare è attivo nei confronti delle radiazioni UVA e UVB, come si può vedere dai due loghi nel nostro packaging. Poi passiamo alla SPF 30, che è una solare ad alta protezione, quindi indicata per pelli molto chiare e soprattutto nelle fasi iniziali dell'abbronzatura. Il solare SPF 50 è il solare ad alta protezione, a molto alta protezione, è indicata per pelli molto delicate e molto sensibili, tipo le pelli dei bambini, ed è indicata soprattutto nei primi giorni di quando cominciamo ad andare al mare o in montagna, quando ovviamente le condizioni sono molto forti. Entriamo nel vivo della formulazione dei nostri solari. Tutti i nostri solari sono formulati con filtri, per proteggere dalla radiazione solare UVA o UVB, ma abbiamo incluso un pacchetto di ingredienti idratanti, lenitivi e antinfiammatori. Innanzitutto, la parte lipidica dei nostri solari è formata da burro di karité, da olio di sesamo, da olio di cocco e i lipidi leggeri da olivo e da squalene. Tutti questi lipidi non fanno altro che concorrere all'azione emoliente e elasticizzante degli oli stessi. Tra i fitocomponenti puri e gli oli essenziali che abbiamo incluso nella nostra formulazione, sicuramente vanno citati l'olio essenziale di camomilla, che è l'ingrediente principe per avere un effetto emoliente, lenitivo. Da qui si estrae l'alfa-bisavololo, che è uno dei componenti più importanti per la sua azione antinfiammatoria. In più c'è il mentolo, che estraiamo dall'olio essenziale di menta piperita, insieme a degli oli essenziali di eucalipto, di rosmarino e di lavanda. Tutti questi oli contribuiscono a dare quell'effetto di freschezza nel momento in cui ci spalmiamo la crema solare, perché nel momento in cui siamo al sole, ovviamente il caldo e l'irritazione che viene fuori nel momento in cui ci si espone al sole viene contrastata da questi ingredienti che danno freschezza e danno emolienza. Tra gli estratti vegetali e le vitamine che abbiamo incluso nella formulazione dei nostri solari, sicuramente va citata la vitamina E, l'alfa-tocoferolo. È uno dei più importanti antiossidanti, ha un effetto lenitivo, emoliente ed è praticamente presente in molti dei nostri prodotti, ma nei solari a maggior ragione. Abbiamo incluso il succo d'aloe, che è uno degli ingredienti più attivi per dare idratazione ai nostri prodotti, e l'estratto di echinacina. Nel pacchetto idratante che abbiamo voluto conferire ai nostri solari vanno citati i principi attivi come il ribosio, il fattore idratante naturale e l'acido ialuronico. Sono componenti che esistono fisiologicamente nel nostro derma. E questo surplus che noi andiamo a dare nella formulazione non facciamo altro che dare quel nutrimento alla pelle e dare un effetto idratante naturale. Nei solari SPF 6, 15 e 30, quindi quelle a medio-basse protezioni, abbiamo inserito anche degli stimolanti dell'abbronzatura, perché ovviamente andiamo al mare sicuramente per proteggersi, ma anche per abbronzarci e per avere un'abbronzatura omogenea.
Gli stimolanti della bronzatura che abbiamo messo nei nostri solari sono la tirosina, la N-acetiltirosina, che è praticamente il nutrimento per far sì che si formi la melanina nella nostra pelle. Poi abbiamo l'ATP, che è la molecola dell'energia, la molecola che ti permette di portare avanti tutti i processi metabolici che sono all'interno della nostra pelle e che produce, con tutti i processi catalitici, la melanina, che è il nostro pigmento, che ci fa sembrare belli abbronzati. Per ultimo invece abbiamo la riboflavina, che è una vitamina B2, è un cofattore essenziale per tutti i processi enzimatici che catalizzano la formazione di melanina. Per finire, le prove di efficacia che abbiamo riservato ai nostri solari sono l'idratazione e l'equilibrio. Abbiamo valutato l'effetto idratante dei nostri solari dopo l'applicazione e si nota generalmente un più 5 più 6% di idratazione dopo la singola applicazione. In più abbiamo misurato le condizioni di pH e di transepidermal water loss, che è la perspiration sensibilis che abbiamo nella nostra pelle, e abbiamo visto che i valori sono pressoché invariati e fisiologici.